Sì, grazie a lei Presidente. Proseguiamo la seduta di oggi con un provvedimento altrettanto importante. Parliamo di una delibera di indirizzo che va a toccare gli orari, l'estensione e l'interazione con altre tra le varie ZTL del centro storico. Mi riferisco in particolare letteralmente alla ZTL centro storico e alla ZTL Trastevere. Con questo provvedimento chiediamo innanzitutto di lavorare sul prolungamento dell'orario della ZTL centro storico, andando progressivamente alle 20 con una fase intermedia di prolungamento della vigenza della ZTL fino alle ore 19 e poi nei 6 mesi successivi prolungare l'orario fino ad arrivare alle ore 20. E non è solamente questo il punto più importante del provvedimento, perché oltre all'estensione dell'orario chiediamo di rivedere anche l'orario della ZTL Trastevere, che oggi ha degli orari poco attinenti con quelli che sono gli scopi e gli obiettivi di una zona a traffico limitato, perché la ZTL Trastevere molto spesso si trasforma la mattina in parcheggio di scambio per arrivare al centro storico e la sera con un orario troppo di attivazione, troppo al di là nella serata, è chiaramente inefficiente perché una ZTL che parte alle 21:30 chiaramente ha poco senso, perché se devo andare a Trastevere a cena in macchina, chiaramente alle 21:30 sono già entrato. Quindi chiediamo anche all'assessore di attivarsi con Roma Servizi per la Mobilità e il Dipartimento per rivedere, oltre agli orari della ZTL Centro Storico, nella direzione che indichiamo, quello di prolungare l'orario prima alle 19 e poi alle 20, anche di rivedere gli orari della ZTL di Trastevere, che oggi sono assolutamente poco funzionali. Un altro punto importante del deliberato, e poi spiegherò perché chiediamo queste misure e questi cambiamenti, un altro punto importante del deliberato è di rivedere le categorie che oggi hanno diritto al permesso ZTL, perché Presidente è importante intanto fare chiarezza: la ZTL non funziona, non è un'area C dove se pago entro, la ZTL entro se ho il titolo e il permesso per poterlo fare, quindi da categorie ovviamente più note, importanti, che conosciamo dai residenti a chi lavora in ZTL e così via, ma tutta un'altra serie di categorie. Quello che si chiede con questo provvedimento è anche di rivedere tutte le categorie della ZTL che sostanzialmente, quindi che possono richiedere il permesso, che sostanzialmente sono le stesse categorie del 99 di quando la ZTL fu istituita. Infatti, leggendo quelle categorie è un po' una fotografia del mondo di 20 anni fa, quindi tutta una serie di categorie magari oggi potrebbero non avere più necessità o senso a richiedere un permesso ZTL. Perché questo, vede Presidente, è importante perché oltre all'estensione dell'orario dobbiamo lavorare sui permessi. L'abbiamo visto anche in commissione la scorsa settimana. Oggi i permessi ZTL sono un numero spropositato, sono un numero assolutamente elevato e quindi bisogna far leva anche su questo aspetto. Bisogna far leva anche su altri aspetti. Abbiamo toccato il tema dei permessi per i disabili, ad esempio. Ovviamente nessuno vuole, chiarisco subito e tranquillizzo tutti, nessuno vuole togliere il permesso ai disabili, ci mancherebbe. Però ad oggi ci sono delle modalità di rilascio molto, diciamo così, ampie, che ahimè lasciano spazio poi a chi magari vuole approfittarsi di quello che invece ovviamente è un diritto sacrosanto. Parlo del discorso delle tre targhe, del fatto che può andare anche un parente a richiedere il permesso e così via, e quindi talvolta si creano dei meccanismi sicuramente poco piacevoli e che a nulla rispondono alla ratio che è quella del permesso disabili, che ovviamente è sacrosanto. Quindi una serie di aspetti che vanno sicuramente rivisti. Perché vanno rivisti? Perché la ZTL è importante? Perché riducendo lo spazio per il mezzo privato aumenta l'efficienza del trasporto pubblico. È un qualcosa di automatico, è un qualcosa che prescinde dalla flotta di ATAC, sulla quale ovviamente l'abbiamo detto più volte anche oggi, vista la giornata particolare sulla quale stiamo lavorando, i 170 milioni di euro che abbiamo stanziato qui in aula, che corrisponderanno all'arrivo di 600 nuovi autobus nei prossimi 3 anni, i 165 autobus che già sono arrivati in questi ultimi 2 anni, gli autobus a metano che stiamo acquistando con i fondi Porfeser e così via.
ma al di là del rinnovo della flotta e dell'implementazione dell'aumento dell'efficienza di Ataca, che sicuramente è fondamentale, anche se avessimo la più brillante azienda di trasporto pubblico, se poi deve percorrere via Nazionale piuttosto che Piazza Venezia completamente nel traffico, chiaramente gli autobus volanti non esistono e quindi si crea un problema di performance, di velocità commerciale, quello che si dice in gergo. Quindi riducendo l'impatto delle automobili private, gli autobus vanno più veloci, i taxi diventano anche più economici ed efficienti, questo va ricordato. Quando parlo del concetto di velocità commerciale ci se ne accorge quando si prende un taxi. Chiaramente se il taxi, se non trova traffico, è molto più economico che quando deve impiegare 5 minuti per percorrere, torno all'esempio di Piazza Venezia, Presidente. Quindi le contestazioni che ci possono arrivare nel dire potete estendere l'orario solamente quando il trasporto pubblico funziona, il trasporto pubblico a Roma non funziona anche, ovviamente non solo, ma anche perché ci sono delle politiche sulla mobilità privata eccessivamente ampie. E anche un altro mito che voglio sfatare, Presidente, è il discorso che con l'estensione dell'orario della ZTL io aumento l'accessibilità del centro storico, non la riduco, perché se tutti volessimo andare, torno all'esempio di Piazza Venezia perché si capisce meglio, in centro con l'automobile privata, c'è un limite fisico al quale proprio non possiamo rispondere. Quindi la ZTL in realtà, riducendo le possibilità di ingresso del mezzo privato ed aumentando le performance del trasporto pubblico, al contrario consente a più cittadini di arrivare in centro, perché chiaramente se tutti volessimo andare in automobile ci sarebbe un limite fisico, quello dettato dalle strade. Mentre aumentando l'efficacia del trasporto pubblico, chiaramente più persone hanno possibilità di accedere in maniera rapida al centro storico. Un altro mito che voglio sfatare quando si parla di questi temi è il discorso delle conseguenze per il commercio. Perché chiedo scusa, consigliere, ricordo ai colleghi consiglieri e al pubblico che è necessario non disturbare quando un consigliere parla, quindi pregherei di consentire al consigliere Stefano, che ha ancora 4 minuti per il suo intervento, di poterlo fare senza essere disturbato. Grazie. Grazie Presidente, tanto mi avvio a estrinsecare l'ultimo punto, che dicevo è il mito per cui aumentando l'orario della ZTL gli effetti sul commercio sono negativi. In realtà gli effetti sono esattamente gli opposti e sono positivi, le spiego perché. Siamo arrivati a pensare questo provvedimento anche perché dalle 18.01 in poi il centro storico non è invaso di persone che corrono a fare la spesa in centro storico e che comunque avrebbero i problemi di limiti fisici di cui parlavo prima, quindi non potremmo comunque andare tutti in macchina a fare le spese a Via Nazionale, ma in ogni caso oltre il 90% delle automobili che entrano in ZTL dopo le 18 è semplicemente puro traffico di attraversamento, quindi persone che per attraversare la città, anziché fare il Lungotevere, anziché fare la tangenziale, anziché fare altri assi stradali, tagliano per Via Nazionale, Piazza Venezia e Corso Vittorio. Quindi chiaramente non è un traffico di persone che vanno a fare compere, ma anzi è un traffico di persone che danneggiano chi magari è in centro storico a fare compere, perché in autobus non ci può arrivare, proprio nel discorso della congestione che facevo prima, e anche il caos e i rumori che si generano sono altrettanto fastidiosi. Quindi dicevo Presidente, anche su questo aspetto mi sento di rassicurare, poi con degli emendamenti e degli ordini del giorno siamo anche andati a chiarire questo concetto, ma mi riservo appunto di illustrare i provvedimenti a tempo debito, però posso tranquillizzare assolutamente anche le attività commerciali che da provvedimenti di questo tipo avranno solamente benefici. Ci sono sia i dati scientifici a dimostrarlo, ma anche i dati empirici, perché chiaramente, lo ribadisco ancora una volta, forse risulterò ripetitivo, vi chiedo scusa, ma riducendo la congestione aumenta la qualità della vita, aumenta la qualità degli spazi e quindi automaticamente anche il piacere di passeggiare, il piacere di camminare e quindi il piacere di stare davanti una vetrina di un negozio. Questo provvedimento tra l'altro si sposa anche, perché mi piace collegare un pochino tutti gli aspetti, con un altro progetto importante che abbiamo visto in commissione qualche settimana fa, che è la
riqualificazione di Via del Corso e di Via del Tritone. Installeremo un varco a Via del Corso per far sì che la disciplina anche oggi vigente sia maggiormente rispettata e quindi anche lì ridurre una fortissima congestione che poi ha degli impatti anche sul trasporto pubblico, ma ancora di più su chi vuole vivere quegli spazi a piedi o in bicicletta e quindi anche vivere i bellissimi negozi che si trovano in quel punto che è uno dei più pregiati della città, ma probabilmente anche d'Italia. Quindi ecco Presidente, spero di aver illustrato in maniera chiara e più o meno breve i punti della nostra delibera, il perché chiediamo di intervenire con queste misure e i benefici che potrebbe portare da subito sia al trasporto pubblico che all'accessibilità, che alla qualità della vita, che alle attività commerciali del centro storico. Grazie.